si deve sistemare. Ecco fatto. Allora, intanto grazie per essere qui, siete numerosissimi e questo sicuramente a Bruno farebbe piacere, oltre che a noi presenti. E come è doveroso che sia, per prima cosa ringraziamo l'amministrazione comunale e lascio la parola al padrone di casa, il sindaco, che lo colgo impreparato, sindaco. E lascio la parola per un saluto iniziale. Grazie Chiara, buonasera a tutti. Sì, credo che Bruno sarebbe contento di vederci tutti insieme a ricordarlo, ma credo che fa piacere anche a noi, soprattutto a Lucia, soprattutto anche Franca, perché chi ha conosciuto Bruno, credo che in qualche maniera le sue caratteristiche non sono passate inosservate. E io lo ricordo come compaesano, perché anche lui non ha mai negato le sue tradizioni di piccola frazione, ma soprattutto per quello che nella sua vita, attraverso il suo impegno sociale, politico, ma anche un impegno umano, ha saputo trasmettere a tutti coloro che sono passati sul suo cammino. E quindi ringrazio Lucia perché ha proseguito il lavoro che Bruno aveva iniziato ricordando Ferruccio Niccolini, al quale è intitolato il nostro istituto, personaggio di cultura forse non troppo studiato rispetto a quello che è stato anche il suo valore culturale e storico. E Lucia mi diceva, prendendo in mano quel libro che Bruno stava in qualche maniera già scrivendo, ci ha preso passione e ne è venuto fuori un volume così ampio. Quindi credo che sia per noi una gratitudine quello che il lavoro sia stato finito, ma anche quello di ricordare, e credo che la testimonianza di stasera ne sia un esempio, quello di essere tanti nel farlo, di ricordare Bruno rispetto a quello che è stato il suo impegno per l'ambiente, per la cura, per l'attenzione di alcune battaglie fatte in periodi anche nel quale forse il tema dell'ambiente non era così sentito, e oggi ne stiamo pagando anche alcune conseguenze, e questo dell'ambiente è un dibattito al centro dell'attenzione politica, nella speranza anche che poi la politica svolga quel ruolo che deve fare, perché insomma, se si riesca a mitigare quelli che sono certi fenomeni che in questo momento stiamo tutti quanti vivendo. Io ho visto alcune immagini, fanno anche recenti, fanno riferimento anche a quello che è successo nella nostra Valdicecina, e credo che sia fondamentale ogni volta che siamo in una sede pubblica ricordare anche il comune di Pontiacini, i suoi amministratori e coloro che hanno perso la vita durante queste ultime settimane del nostro territorio. Quindi grazie a tutti, grazie Lucia, un saluto a tutti voi per ricordare Bruno, per ricordare queste due figure di Ferruccio e Bruno, e a me sinceramente il ricordo è quello di una persona al quale quando l'ho incontrato sicuramente aveva qualcosa da dirti, da riproverarti o da dirti o da consigliarti. Questo era Bruno, questo è il ricordo che ho nei suoi confronti, ma è un ricordo di affetto, un ricordo di testimonianza. Quindi grazie e buon proseguimento. Allora, questa serata, come ha anticipato il sindaco, è dedicata a Bruno, ma non è l'unico Niccolini di questa sera, perché in realtà questo libro ha proprio questa particolarità, ovvero che parla di un Niccolini, ma è un Niccolini che aveva iniziato a parlare di questo Niccolini e poi ha finito il libro un'altra Niccolini che era parente del primo, ma forse non del secondo, non si sa. E quindi io direi che mi rivolgo direttamente a questo punto coautrice, con lei che ha finito appunto il libro che Bruno aveva iniziato, chiedendogli chi era Ferruccio Niccolini, perché non se ne sente mai parlare. Cioè, sappiamo che la scuola, l'ITGC
è dedicato a lui, ma poi non si sa bene, questa figura non è molto ricordata. Sì, innanzitutto grazie a tutti di essere qui, siete tantissimi, quindi come diceva il sindaco, sicuramente Bruno avrebbe avuto piacere. Allora, Ferruccio. Su Ferruccio quello che sono riuscita a sapere lo troverete scritto in questo volume. Io ho fatto del mio meglio, chiaramente non essendo una scrittrice, e quindi insomma perdonatemi per eventuali mancanze, ma c'è scritto in maniera abbastanza chiara un po' il suo percorso. Normalmente quando si pensa a Ferruccio la mente va agli eventi organizzati magari dall'Istituto Agrario, dell'ITGC Niccolini e per Geometri, perché vengono fatte queste cene con Ferruccio, queste occasioni di incontro anche in carcere, ma sui gusti culinari o su quello che poteva interessare a Ferruccio in materia di gastronomia non ne sappiamo nulla. Immagino fosse stato un buon gustaio perché era abbastanza appannatello da quello che si può dedurre dalle poche immagini a disposizione, però insomma era evidentemente qualcosa di più. Come ricordava il sindaco, gli fu dedicata questa scuola che prima era invece intitolata al fratello di Mussolini e che soltanto molto dopo venne in qualche maniera dedicata a questa figura che aveva combattuto per i diritti del lavoratore, era un socialista appassionato e molto accanito, e quindi chiaramente il Comitato di Liberazione Nazionale pensò bene di intitolare a lui questa scuola che fino ad ora invece impersonava tutta un'altra connotazione politica. E questo è quello che invece Niccolini, l'altro Bruno, penso sia noto un po' a tutti, perlomeno a molti di quelli che sono qui. Il mio papà è stato un ambientalista, è stato anche lui un socialista convinto, ha lavorato per tantissime tematiche, ha fatto tante cose che forse meriterebbero di essere ricordate con maggior attenzione. Se a Ferruccio almeno è stata dedicata una scuola, ma anche una piazza a Piombino dove lui ha lavorato per molto tempo, un altro istituto paritario, insomma una biblioteca. A Niccolini è stato giusto dedicato una sede di Legambiente, perché come dicevo appunto è stato un grande ambientalista, e poi c'è un albero che lo ricorda a Pratini, ma niente di più. Chissà se magari a qualcuno non può venire in mente di dedicare a questa persona che si è davvero dedicata molto alla sua terra qualcosa di più. Quindi l'idea di questo libro come nasce? L'idea di questo libro nasce per ottemperare una promessa fatta, però devo dire la verità, probabilmente ci sono dei motivi meno nobili e alti di quelli ufficiali, diciamo, nel senso che forse un po' l'ho scritto per egoismo, perché non sono stata proprio una ragazzina modello e sicuramente non sono stata tanto dietro ai genitori come meriterebbero. Meno male ci sono il mio fratello Alessandro e la mia cugina Anna che intervengono dove io manco. E però a proposito della mia cugina Anna, che ringrazio sempre tanto, c'è una cosa che forse questo me ne sono resa conto dopo, che mi ha spinto a scrivere e che forse non sapevo nemmeno io. Quando lei una volta è venuta da me in negozio, e non lo so a quale proposito, si parlava di qualcuno che grazie alla fede religiosa riusciva ad affrontare in maniera più diciamo coraggiosa alcuni problemi magari, o comunque, e lei usò questa espressione, dice: da una parte l'invidio. Ora sicuramente non mi fraintendete, non è che questo voleva essere
o una manifestazione di un sentimento negativo come l'invidia, perché non ne sarebbe nemmeno capace. Semplicemente voleva dire, credo, immagino, beati coloro che con la forza di questa religione hanno il modo di affrontare con maggior forza e leggerezza non solo i momenti brutti ma anche quelli belli della vita. E forse questo qui è il motivo, perché allora io penso, uno come Ferruccio Nicolini, che si è dedicato tutta la vita ai diritti civili, al bene della propria città, ma non solo, anche delle città in cui ha vissuto, che ha sempre difeso i più deboli, i più umili, come anche Bruno, che ha voluto lottare per l'ambiente, quindi per la casa in cui tutti viviamo, di conseguenza per il bene comune, che si è interessato per i diritti degli animali, si è interessato per i diritti dei lavoratori, è stato nel sindacato, dico, ecco. Allora, queste persone, pur non credendo in un Dio superiore e quindi in una prosecuzione al di là della vita terrena, in un eventuale paradiso, in uno stato comunque di beatitudine, non meritano forse niente, cioè finisce tutto? No, l'unico modo per proseguire, secondo me, la loro vita è parlare di loro, scrivere di loro, raccontare di loro. In quale altro modo potremmo prolungare al di là della loro esistenza terrena? Quindi io penso in qualche modo di aver fatto questo, ma scusate se parlo tanto, ma un'altra persona, sempre socialista, sempre ateo come loro, merita di essere ricordata, è Gianfranco Benedettini, colui che è stato la mia fonte principale e che mi ha dato davvero tantissimo materiale su cui poter poi elaborare questo scritto. Anche lui ha fatto veramente del bene nell'area di riferimento, perché lui era un campigliese, quindi Venturina, Campiglia, Piombino, laddove Ferruccio è stato e dove ha lavorato. Ecco, penso che queste persone in qualche modo meritino di essere comunque ricordate. No? E Lucia, proprio su questo discorso di questa fede, no? Che è molto bello il fatto che appunto non ci si limiti solamente a una fede religiosa. Probabilmente Ferruccio e Bruno avevano la stessa fede, magari in epoche diverse, in contesti diversi, però poi diciamo che i principi erano gli stessi. Per esempio il discorso della viabilità, questo è uno dei temi che li accomuna e anche che, insomma, uno dei temi della loro fede. Sì, esatto, Ferruccio si è battuto tanto compatibilmente con i mezzi e con il momento storico che ha vissuto per una mobilità più efficiente in una città dove c'era chiaramente un sistema di locomozione insomma molto più limitato rispetto ad oggi, e anche Bruno a modo suo è stato interessato, si è occupato tanto del treno, si è occupato della ferrovia, vero Gianni? Sì, mi è preparato. No, in realtà no, aspettate che mi devo mettere gli occhiali. E appunto, addirittura due, cioè quindi sembra di essere responsabilità. Sì, infatti. Allora, tra i tanti interessi di Ferruccio, di cui il libro è veramente colmo, cioè ne escono fuori da ogni dove questo libro che Bruno e Lucia hanno messo insieme. Uno dei tanti interessi era l'elettricità, e in particolare la sua idea di questa tranvia, di questo tranvia tra Saline tra Cecina e Volterra, scusate. E traggo spunto da questo articolo della Pro Volterra per ricordare questo. In una conferenza di pochi giorni fa, intesa a propugnare la municipalizzazione di tre servizi pubblici, acqua potabile, illuminazione e tranvia tra la stazione ferroviaria e la città di Volterra mediante un unico impianto elettrico, l'ingegner Ferruccio Niccolini così concludeva:
Io ho ancora fede nelle città vecchie e non credo che siano per anco destinate a morire. Queste vecchie città di montagna, culle della civiltà primitiva, rifugio più tardi alla civiltà cacciata dai piani e dalle valli, dall'impeto delle invasioni barbariche, parvero in questo secolo definitivamente detronizzate dai trionfi della scienza. Ma la scienza, come la lancia mitologica, ferisce e sana. Con l'invenzione della macchina a vapore, strumento della più grande rivoluzione che sia avvenuta nelle società umane, con l'introduzione delle macchine operatrici in quasi tutte le industrie, la scienza staccò le città di montagna dal mondo moderno. Ed oggi la scienza a questo mondo le riannoda con una serie mirabili di fili che portano la parola, che portano la luce, che su per le erte montane spingono veicoli silenziosi e leggeri. La macchina elettrica accenna a ricomporre quel che la macchina a vapore separò, e le città di montagna possono riprendere una funzione specifica nel lavoro sociale. Giù nei piani, sui fiumi, sulle rive del mare, si agitano e si logorano nello sforzo continuo della produzione degli scambi, in formidabile associazione le macchine di acciaio e le macchine di carne. Le une e le altre sono ugualmente preziose, le une e le altre hanno bisogno di essere continuamente rinnovate e riparate. Ebbene, a me sembra che le città di montagna debbano un giorno divenire grandi officine congegnatrici e riparatrici della macchina uomo. Quassù, nella quiete e nella purezza dell'aria, dovranno partire, bene addestrate, le fresche falangi destinate a colmare i vuoti che nell'esercito umano producono le battaglie del lavoro. Non altrimenti, nell'economia della natura, il sole divora le acque del mare e dei piani, e dai monti esse ricadono limpide, fresche, ricche di energia. Questo per quanto riguarda Ferruccio Niccolini. Ma come già ha detto Lucia, cioè, l'idea del treno, anche se non elettrico, ma a vapore, era un'idea anche a cui Bruno teneva tantissimo. E a questo riguardo prendo spunto da un articolo del Tirreno per ricordare delle parole di Bruno, che con il suo modo di fare sempre un po' polemico: dovrei essere meravigliato per le considerazioni del tutto arbitrarie che il giornale ha creduto di trarre da un'iniziativa dell'Arci San Giusto e dall'Università Verde sul progetto di ripristino della ferrovia Saline-Volterra. C'era stata un po' di polemica, come sempre d'altronde. Conoscendo bene però la colonna del Partito del Cemento, autore dello scritto, la meraviglia scompare e rimane l'evidenza di un disegno denigratorio già ampiamente manifestatosi contro chiunque avesse il minimo dubbio da esprimere o qualche ragione da far valere a proposito del progetto di costruzione della nuova statale 68. Per costoro c'è la forca, metaforicamente parlando, si spera. Purtroppo non mi sono mai potuto occupare in modo approfondito della questione, altri dovevano farlo, ma non mi risulta che gli ambientalisti o i verdi abbiano fatto sentire la loro voce in proposito. Tuttavia, i miei dubbi, che non ho mai nascosto, sono usciti rafforzati da decine di confronti con estimatori e amici illustri di Volterra e si traducono nella convinzione elementare che se non verrà rispettato l'ambiente, la strada sarà una brutta cosa. Non sarà la panacea di tutti i mali, ma potrà aggiungere altri gravi problemi esistenti nel territorio. Non posso chiudere gli occhi di fronte al fatto che mentre tutti pensano alla 68, la viabilità minore è in uno stato indecente. Tante strade vicinali sono cancellate da ruspe o interrotte abusivamente. Una denuncia precisa e circostanziata, avanzata nel merito da ben 10 associazioni, ha fortito come unico effetto la soppressione di contributi alle spese di manutenzione di strade consortie. Ma l'incontro di San Giusto, e qui prosegue, però volevo arrivare al pezzo dove ricordava il treno. Ah, qui.
Che questo suo concetto sia abbastanza peregrino lo dimostra il fatto che una settimana dopo sull'argomento c'è stato un incontro della giunta comunale con la regione definito molto costruttivo. Il progetto, illustrato dall'ingegner Monterucci della ferrovia, ha convinto la gente, nonostante alcune iniziali e inevitabili perplessità, tanto che si è espressa attraverso un questionario in maniera quasi plebiscitaria a favore di un treno per Volterra. E poi va avanti, questo appunto per ricordare questa battaglia comune di entrambi sul treno di Volterra. È solo una delle tante che si intrecciano nel libro. E appunto a proposito di treno, David Dainelli, il nostro musicista, musichiere, e io, se vuoi dire due parole sul pezzo. Allora, intanto questo è un pezzo corso che mi fece conoscere Riccardo Lappi, e ringrazio per tutte le mie conoscenze di musica popolare, dei primi del Novecento, che parla del treno di Bastia. Chiara Bruschi e David Dainelli. Avere così a cuore, molto caro, la libertà di espressione.
Penso che insomma Bruno sulla libertà di espressione ce l'abbia dimostrato in tutti i modi, come è giusto che sia. E se ce ne vuoi parlare di più, te. Ma sì, sulla libertà di espressione, chi ha conosciuto Bruno penso non abbia dubbi, perché lui non mancava mai di essere presente sulla stampa locale e non esattamente come Ferruccio del resto. Erano tanti temi che gli interessavano per un motivo o per un altro, non solo politico, e quindi non faceva mistero, ecco, di questo, anzi in maniera sempre garbata, molto anche educata ma incisiva, non aveva paura assolutamente di nessuno, ecco. Lui o si riferisse a una persona di alto rango o si riferisse al più umile degli operai, usava esattamente lo stesso registro e diceva quello che pensava. E in questo penso che sia Benedettini che anche Ferruccio abbiano un altro punto in comune. E quindi, a proposito di libertà di pensiero, David, subito a bomba. Oh, può essere pagato o no? Quindi, ci farà un pezzo legato a Volterra e alla libertà di espressione troppo spesso violata. Siamo in un periodo in cui, giusto per fare un riferimento, ci sono grandi persecuzioni, socialisti, anarchici, ma anche radicali, sono aggrediti e sono, quando va bene, insomma, rinchiusi, confinati, sono momenti insomma un po' particolari. E uno di questi, David lo canterà in un'occasione come quella di stasera, in cui bisogna riconfermare con forza il diritto di poter esprimere il proprio pensiero. Lui si riferisce a una figura che io ho riportato nel libro, perché anche qui Ferruccio ha voluto dire la sua. Stiamo parlando di Batacchi, l'anarchico. Questa è la canzone classica ritrovata da Caterina Guero, che si intitola Il maschio di Volterra. E me ne stavo mesto a lavorare, rinchiuso dentro il maschio di Volterra. E un secondino mi venne a salutare con lieto volto la mano mi serra, e al negro disse: grazie all'affanno, a te tutti i giornali parlano, combattono per te. Grazie alla gente, se mi daranno i miei diritti come a un cittadino. E nel pensare
1920, pieno Covid,
Sì, 1920, un anno prima che moriste. Sì, 2000, ora ve lo faccio un po'. Io 2020, scusate. C'era qualcosa, c'era di là. 2020, questo Ferruccio, Niccolini, Bruno Niccolini, si fa un minestrone. Nel periodo del Covid, quindi nel 2020, chiaramente si era tutti costretti a stare uno lontano dall'altro, e questa cosa non abbiamo tornato di tanto. E fu bello perché per il 1° maggio, quindi il giorno dedicato ai lavoratori, io e Marco e la mia vicina di casa, dirimpettaia del potere di sotto, ci si mise d'accordo. Quindi noi sul terrazzino dei miei suoceri, la Marta nel potere di sotto e Bruno a sedere con la Franca nel muricciolino di fronte, con sullo sfondo una bella bandiera della pace che non mancava mai, vero? Quindi al 3, 1, 2, 3 si intonò a tutto fuoco loro con i dischi lì di sotto l'inno dei lavoratori e poi dietro con bandiera rossa. Ecco, Bruno si commosse. A Bruno, c'è questa cosa, questa espressione proprio naturale, spontanea, fece, ecco, che penso che lo sintetizzi più di tanti discorsi sul zindato. Perché non abbiamo perso.
Diciamo che sono andate appunto in loop queste immagini e questi spezzoni di video che sono di Sauro Gennai. Sauro è un amico e collaboratore storico di Bruno. In tutti i lavori che ha fatto non ho ricordanza di un lavoro senza Sauro, hanno sempre collaborato. E quindi appunto le immagini intanto sono andate, quindi le avete potute vedere, però volevamo chiedere a Sauro se c'è qualche immagine a lui particolarmente cara, se vuole commentare 4-5 immagini che per lui hanno un particolare significato, visto che questa sera ricordiamo Bruno. Sì, fa spavento. Comunque io ho collaborato con Bruno per 20 anni. Abbiamo corso mezza Toscana e oltre a Bruno c'era anche Umberto Vidi, che è stato veramente spettacolare con noi, perché anche lui mi va ricordato perché era proprio un enciclopedia viaggiante. Era veramente, lui ci spiegava tutto, quando se andava nelle Ville Medicee con Bruno e anche Leonardo, che è qui davanti a me, si stava viaggiando veramente per tanti posti, luoghi anche impervi a volte, oltre per le città. Va bene, ora vi passo di nuovo la parola a loro. Voleva portare il suo contributo sempre ai ricordi di Bruno, che è Lorella Nardi, che ci leggerà una cosa che ha scritto. Allora, il titolo è I tuoi luoghi dell'anima, a Bruno ovviamente. Ascoltando le acque, il loro scrosciare, talora furioso, lo zampiglio che spumeggia, il placido chiocchiolio di una fonte. Ascoltando le acque, possiamo udire la tua voce, a tratti giunge sommesso il suono della tua risata. I boschi, sentieri, pietre e ruderi vestiti di muschio rimandano sprazzi di luce. La luce che sempre ha acceso il tuo sguardo attento, curioso. Così sappiamo di te. Così giunge la certezza che tu non sei andato lontano. Così ti sentiamo ancora e per sempre tra noi. Ci tenevano soprattutto Cristina a portare questo pensiero breve che vi leggo. 20 anni fa parlare di diritti degli animali a Volterra era quasi un'utopia. Figuriamoci a pensare, certi di loro, non come succulenti piatti o semplici snack senza fame. E anche più fortunati, tra virgolette, come cani e gatti, nella condizione randagia, non erano poi così tutelati. Basti pensare al canile di riferimento che si trovava a Reggio Emilia. Come si dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma noi, uno sparuto gruppo, animato all'inizio solo da buona volontà, zero competenze e tanto entusiasmo, volevamo cambiare le cose. Proprio qui, nella riottosa Volterra, una città intrisa di tradizioni ostili agli animali, ma che nel tempo ha visto almeno in parte mutare il proprio punto di vista. Certamente la strada verso la considerazione degli animali come esseri senzienti e meritevoli di rispetto in quanto tali è sempre piuttosto lunga, ma in questi anni è cambiato il mondo e di conseguenza anche la nostra piccola realtà volterrana, e noi ci sentiamo partecipi di questa svolta e crediamo che se oggi la città è più sensibile e consapevole, in piccolissima parte il merito è anche stato della nostra associazione, la GAVOL. La GAVOL, anche se è gruppo, perché siamo tutte donne, quindi è la GAVOL.
che spesso in punta di piedi, talvolta a gamba tesa, ha cercato attraverso iniziative, manifestazioni, denunce, di mettere al centro loro, gli ultimi degli ultimi. E proprio nella comunanza di una diversa visione abbiamo incontrato Bruno. Per lui era già chiaro il cammino, per noi, appena nati come associazione, molto meno. In quegli anni è stato l'unico interlocutore con cui poter scambiare idee e opinioni. Lui, nel suo essere vegetariano, metteva al centro di quelle tematiche che poi avremo approfondito in seguito. Bruno, prodigo di consigli, ci è rimasto sempre vicino, spesso ci donava i suoi libri, e uno di essi, La vendetta di Graticola, affronta le problematiche etiche nel campo dell'animalismo. Si è dedicato anche ad altre attività, alla tutela dell'ambiente, e ogni sua azione rivelava l'amore per Volterra. Bruno è rimasto nel cuore di chiunque l'abbia incontrato, e anche nella Gavol avrà sempre un posto speciale. E Gianni, ti lascio la parola. Sì, io... Allora, tra i tanti interessi di Ferruccio c'era anche l'alabastro, perché Ferruccio è stato uno dei promotori della cooperativa Artieri dell'Alabastro. E c'è, visto che siamo in tema di San Luca degli Alabastrai, di festa degli Alabastrai, che anche questa, la giornata di oggi, è stata inserita nel programma della festa di San Luca degli Alabastrai, e da 14 anni come collettivo di stiperie organizziamo qui a Volterra. Tra l'altro ricordo che c'è un bellissimo simposio di scultura al Parco Pubblico del Bastione, fatto da dei ragazzi che vengono un po' da tutta Italia, non solo, perché c'è anche un ragazzo turco, che merita di essere visitato. Quindi se vi capita, andate al Parco Pubblico del Bastione a vedere questi ragazzi che lavorano con l'alabastro, che poi venerdì mattina prossimo avranno l'esposizione nel cortile della Pinacoteca. Però a proposito di San Luca degli Alabastrai, vorrei leggere un ricordo di Ferruccio su Il Martello, dove parla appunto del San Luca degli Alabastrai. Io non sono mai riuscito a comprendere che parentela o che relazione corra, o sia mai corsa, fra San Luca e i lavoratori dell'alabastro. Ma il fatto è che San Luca è il santo degli alabastrai, i quali ogni anno, in questo giorno, ne commemorano la festa, sgranando in onore di lui all'aperta campagna tordi e fringuelli, a proposito di Carlo, tordi e fringuelli, e vuotando fiaschi di vino nuovo. Raccontano i vecchi che al tempo della loro gioventù il giorno di San Luca era giorno di gran festa, e la leggenda di ribotte gigantesche in cui si mangiava un bue intero e si asciugava tutta una botte di vino generoso a guisa di favolosi canti omerici circola ancora oggi come una lamentevole eco per le bocche dei nostri operai. Allora erano altri i tempi e volgeva diversa la nostra fortuna. L'alabastro trionfava su tutte le piazze del mondo, gli alabastrai guadagnavano bene. Volterra ignorava la miseria, in ogni casa aleggiavano giulive, la sciatezza e la pace. Tutti menavano una vita patriarcale e le feste a San Luca riuscivano solenni e gioiose come le feste a Dio Bacco nei giorni lontani di Grecia e di Roma. Questo per ricordare San Luca e Ferruccio Niccolini sul San Luca. A proposito, venerdì prossimo ci sarà appunto il pranzo degli alabastrai nei borghi, al circolo Arce dei Borghi. Allora, è arrivato il momento degli interventi dall'esterno. Non so se il sindaco e Iuri vogliono dire qualcosa. Sì. Ma si può parlare? No, vabbè. Buonasera a tutti. Ma sì, volentieri. Dico qualcosa volentieri perché, insomma, Bruno è stato Bruno. Quindi intanto ringrazio Lucia e
alla famiglia e tutti quelli che stasera ci hanno portato qui a ricordarlo, a parlare di lui, a fare questi collegamenti come sempre importanti, perché parlare di Bruno significa parlare veramente di tanti temi. Qui scorrono delle immagini, ecco, il tentativo di Bruno tutti questi anni è stato quello di renderci consapevoli, dei valori di un territorio, dei valori, delle criticità, delle opportunità, delle straordinarietà di questo territorio, perché lui veramente ha fatto questo per, da sempre, cioè la consapevolezza del luogo in cui viviamo, della bellezza, delle problematicità, ma anche della ricchezza, no? di questi nostri territori, oltre, molto oltre Volterra, perché lui ha concepito sempre Volterra all'interno di un territorio molto più vasto. Questo è stato uno degli aspetti bellissimi di Bruno, questa ricerca di consapevolezza ancora oggi è un problema e quindi dobbiamo continuare nel lavoro che Bruno ci ha trasmesso. Ma io, Bruno dall'85 per 20 anni, in quegli anni lì l'ho vissuto come un familiare, Lucia lo sa, quindi al di là delle passioni, al di là degli obiettivi, al di là di quello che abbiamo anche fatto insieme, proprio per me è stato un familiare. Poi negli anni successivi ci siamo visti meno, ma comunque è rimasto sempre l'affetto, la stima, la discussione vivace anche su tutta una serie di temi. Io devo ricordare, perché me l'ha fatto ricordare, me lo ricordo spesso, devo dire, quando Gianni ha letto un passaggio del 91, credo fosse stato, dell'Università Verde di Volterra. È stata un'esperienza bellissima, credo, perché dall'85, io l'ho vissuta fino all'inizio anni 90, Bruno è riuscito a creare forse la più importante Università Verde d'Italia, veramente, ve lo dico perché era una federazione italiana e noi eravamo al pari di Bologna, di altre realtà. Sono arrivati a Volterra tutti i più grandi scrittori, ambientalisti, economisti, urbanisti, cioè tutto quel fermento nuovo in quegli anni seguiva una nuova pianificazione del territorio, dell'ambiente, dell'ecologia. Cioè qui arrivava Laura Conti, arrivava Basosi, arrivavano Chiezzi, arrivavano veramente grandi nomi. E arrivava tra l'altro quell'approccio all'analisi dell'ambiente complesso, cioè non come un settore, ma come la necessità di affrontarlo da più punti di vista, che è quello che ancora oggi purtroppo spesso, troppo spesso, non riusciamo a fare. Quindi credo che lì Bruno, a metà anni 80, tracciò un percorso, tracciò un insegnamento che tuttora dobbiamo cogliere profondamente, perché non siamo ancora stati capaci di metterlo in pratica per come Bruno sicuramente avrebbe voluto. Quindi io lo ringrazio personalmente, Bruno, perché, ripeto, è stato un familiare. E ringrazio per quello che ha fatto davvero per il nostro territorio, e grazie ancora per chi continua in qualche modo davvero a renderlo vivo. Grazie davvero. Penso che abbia piacere di intervenire anche Marco Trassinelli, che è il presidente dell'associazione Noi Ex per il PGG di Italia. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza e brevemente ruberò pochi secondi, che è un intervento appunto di ringraziamento a Lucia per aver organizzato questo bel evento. Noi come associazione portiamo il nome di Nicolini, quindi sia Ferruccio, ma in conseguenza anche Lucia e suo padre, perché comunque Lucia è una nostra cara sostenitrice, la nostra iscritta, e quando ci ha presentato già anni fa l'iniziativa del libro siamo sempre stati molto vicini a lei, abbiamo cercato insomma di sostenerla, aiutarla, anch'io per quel poco che ho potuto, insomma, frequentando l'Università a Pisa ho fatto qualche ricerchina, non so se poi si è servita o meno, però comunque quando appunto ci ha comunicato che aveva finito il libro, volentieri abbiamo dato una mano per
organizzare questo evento, e poi insomma il merito è suo e sono contento che sia stato molto seguito, perché ero un po' preoccupata che non fosse poi, ma ero convinto che sarebbe stato un bel successo. Quindi grazie di nuovo e complimenti, Lucia. Grazie a Marco Trassinelli, che sta per conseguire la laurea magistrale in marketing all'Università di Pisa. I nostri più sentiti auguri. Come non puoi invogliere la dirigente dell'ITGG Piccolini, Federica Casprini. Tutti fuori programma, non pensavo di intervenire, ma vi ringrazio per la parola, anzi sono, come dire, un po' emozionata e molto onorata, ecco, di essere qui, perché per tanti motivi, sia personali sia professionali. Uno, perché ho l'onore, ecco, di avere la dirigenza di questa scuola così prestigiosa, importante, che porta il nome di Ferruccio Niccolini e che gran parte di noi, ecco, ignoravano, diciamo, chi fosse, se non a grandi linee, ma un ingegnere socialista, però ecco, non sapevamo esattamente, come dire, la storia, no? Questo personaggio, del perché poi ha avuto che è stata intitolata la scuola, insomma tutte cose che, ecco, scopriremo leggendo questo libro, che per noi è preziosissimo, proprio prezioso davvero tanto. E questo, ecco, il motivo, diciamo così, professionale. Motivo personale invece è che, non lo so, credo che noi siamo un po' così, pedine di un percorso già tracciato, che il destino ci riporta sempre in dei luoghi importanti, pubblici proprio. Io nel 2013 ho conosciuto Bruno Piccolini a Colle Valdezza, perché ha presentato un libro, La vendetta di Raticola, o Randy, insomma. Ne abbiamo parlato, mi ha fatto leggere i suoi libri, I luoghi velati, ricordo, e con lui mi ricordo che parlavamo tanto, soprattutto di arte, perché insomma l'arte è la mia passione, e lui mi raccontava di Volterra, di Colle, parlavamo insomma, ecco, davvero di questi temi. Quindi era nata una, diciamo, un'amicizia legata appunto a passioni che condividevamo. E dopo tutto questo tempo, ecco, sono venuta qui in questa veste e non mi sarei mai immaginata, ecco, nel lontano 2013, quando ho conosciuto Bruno, che poi, ecco, più di 10 anni dopo, insomma, di ritrovarmi qui, ecco. Quindi sì, il caso, chissà, io non ci vedo al caso, vedo appunto che c'è un percorso, no? E noi, per quanto ci sforziamo di allontanarci, il percorso è tracciato. Ci sono delle forze che in qualche modo ci riportano sempre nei luoghi cari, nelle persone, verso le persone care e verso alcuni temi, insomma, in cui crediamo. Quindi, insomma, trovarmi stasera è, come dire, doppiamente bello e sono molto davvero contenta di questa serata. Spero, ecco, di poter in qualche maniera continuare a portare avanti il messaggio di Bruno Niccolini, sia da un punto di vista appunto storico, artistico, l'ambiente, insomma, ricordarlo anche come persona, come ci augurava la figlia, perché credo che meriti, ecco. E quindi, insomma, posso dire di poter spendere, ecco, una promessa, insomma, davanti a voi, di poter, ecco, in qualche modo valorizzare questa persona che ricordo davvero molto caramente. Grazie. Grazie. Beh, come diceva la dirigente, questo indubbiamente è il percorso Niccolini, in tutti i sensi, proprio, che si sbagliasse il percorso Niccolini. Dunque, questi erano gli interventi, diciamo, tra virgolette, programmati. Ora, decore, qualcuno che interviene, che qui tutti conoscevano Bruno e tutti nel loro piccolo avranno qualcosa da dire. Poi c'è tutto l'imbarazzo del mondo, ora c'è quell'attimo di silenzio che dura tantissimo. Oh, bella signora! Tesoro al mondo!
vale lo stesso, anche no, se c'è cioè, apparente. No, ma intanto buonasera. Io senza microfono, io sono stata anche docente scolastica, quindi la voce è arriva. Quindi si sente. Non mi si sente, non mi si sente. No, allora ci vuole. Dunque, io vi voglio ricordare l'uno in un aspetto che voi non immaginereste mai. È stato il mio amato zio, ma era dispettoso. Già a quel tempo. Il primo ricordo che ho di lui, dovete sapere, io avrò avuto circa 3 anni, poco di più. Quindi la mia mamma, noi abitavamo a Micciano, poi quando andava fuori mi lasciava da fratello più grande. Allora io mi ricordo che lui si divertiva a mettermi seduta sul cornicione del caminetto. E poi io che urlavo e lui che mi diceva vieni, vieni. È stata una cosa incredibile. Uno zio amoroso, uno zio presente, ma soprattutto una persona speciale. E tra i miei ricordi, perché insomma questi nel libro non ci possono essere, sono ricordi di 60 anni e più fa. Da piccola, insomma, sono molto più anziana della maggior parte di voi, ci mandavano in colonia. Allora, la colonia estiva era per me una punizione terrificante, anche per te, ma anche perché poi d'inverno stavo in collegio, non facevo un tempo, arrivo a casa schioccata alla colonia, quindi piangevo eccetera. Sì. Ci toccava quella e il mio zio prendeva, veniva tutti gli anni e per una giornata stava con me in colonia. E quindi sono proprio ricordi forti. Sì, ma poi questa dimensione, perché voi giustamente l'avete ricordato da adulto, da grande, da persona dalle mille sfaccettature, di cultura, di diciamo attenzione per gli altri, di amore per gli altri, ma io ho soprattutto questo ricordo, è sempre stato il fratellino della mia mamma, scusate Ho la fortuna di avere dei cugini speciali. Tra questi c'è la Marusca, Franco, Lana, Madonnina. Qualche altro coraggioso che viene qui a battere la lacrimuccia e ci fa piacere. serve anche a questo. Niente. Lucia, sai essere più convincente di me? Allora, parlando di cugini, non volevo essere da meno, ecco il mio cugino Franco che ci ha abbandonato per vivere al comodo vostro ormai da tanti anni. Io sono il cugino più grande dalla parte della mamma, Marusca è la cugina dalla parte di Bruno. E dico la cosa proprio familiare, io Bruno l'ho conosciuto quando ero piccolino, frequentavo sempre la casa di mia nonna con tutte le mie zie e lui prima all'inizio l'ho visto un po' male, ero un po' geloso, molto geloso, perché è arrivato in casa, io ero l'unico nipote maschietto, coccolato da 3 zie, meno male avevo la nonna Burbera, perché mia nonna Acqua era di un burbero spaventoso, mi ha mai dato un bacino, mai, quando glielo davo io mi dicevo, faceva così e si puliva la bocca, se la guancia, era questo povero. Le mie zie invece mi hanno popolato, la mia zia Franca in modo particolare, è arrivato poi Bruno e quando vedo Bruno io proprio non mandava giù. In realtà poi non ho perso una zia, ho veramente acquistato uno zio. Lo zio più grande, più importante della mia vita.
Con lui abbiamo condiviso fin dalla mia adolescenza anche la politica, la passione purtroppo del sindacato, e anche quando non voglio fare lunga, qui racconto la mia vita del lavoro, per la vita di portafogli, sono andato a vivere vicino a Domodossola, quindi lontano, ma per me è sempre stato importante Volterra, le amicizie, i parenti, soprattutto questa famiglia di Bruno, la Franca, Lucia, Alessandro e così via. E io appena tornavo a Volterra, la prima cosa che dovevo fare era telefonare a zio Bruno, subito. Mi è capitato un paio di volte che l'ho chiamato il giorno dopo, mi era arrivato alle 8 di sera, l'ho chiamato la mattina, dice: ma quando sei arrivato? Ieri sera. Ah, non mai telefonato, perché Bruno, che aveva tanti pregi, come avete visto, ma aveva anche qualche difetto, e uno era di un permaloso spaventoso, quindi se lui non veniva subito per primo essere salutato, lui per un po', però. E l'altra cosa bella, guardando queste foto, che io al zio gli sono sempre grato, perché io da volterrano, nato a Volterra, molto radicato, ma il territorio di Volterra io non lo conoscevo per niente. L'ho imparato un po' a conoscere con Bruno, perché tutte le volte che arrivavo lui mi organizzava: allora, quando ci stai? Domani ci sei? Domani, allora andiamo a vedere. E mi portava in giro, facevamo le girate, qualche volta abbiamo anche dormito fuori. E con lui ho cominciato a conoscere il territorio. E quindi, vedendo quelle foto, alcuni sono luoghi che io ho visitato con lui. E quindi è stato veramente una persona importante, e io ho anche scoperto, insomma, praticato questa sua passione per l'ambiente, per la cultura, per le tradizioni anche popolari. Ecco, tutte queste cose l'ho condivisa, e ci sarebbero tante cose da dire. Tra l'altro, io so, questo qui l'avete visto, io abito a Domodossola, ho l'onere anche di essere il presidente dell'AMPI di Domodossola, appena qui c'è la Rioscia, il mio compagno Rioscia, che è il presidente dell'AMPI di Volterra, un salutone. Stiamo festeggiando, ricorrendo l'80° della cosiddetta Repubblica dell'Ossola, che è stato in questo periodo, e quindi ricordo anche uno zio antifascista come Nicolini, il Ferruccio. Scusate, ma io non ho fatto il tecnico, io ho fatto il liceo ed ero Giulio e Carducci, quindi mi dispiace, e c'era anche un po' di rivalità allora tra Carducci e Nicolini. A pallone si perdeva sempre, ma a pallavolo non toccavano palla, ecco, a pallavolo erano scarsi, a calcio un po' di meno, se ne toccava a noi, però quindi non ho questa conoscenza. Ma anch'io, quando zio, poco prima di morire, aveva incominciato a lavorare con questo libro, e quindi lui si appassionava e voleva appassionare gli altri, trasmettere la sua passione, un'altra grande virtù che ci aveva, e mi diceva: ma tu lo sai Nicolini? E io ho confessato la mia ignoranza, come spesso succede, no? Qui io sono nato a Volterra, questo istituto tecnico Nicolini l'ho sempre sentito, appunto ci si giocava a pallone, a pallavolo, e c'erano le feste degli studenti e dei club, eccetera, eccetera, ma chi fosse questo cavolo di Nicolini io non l'ho mai saputo. Quindi ecco, zio ha incominciato a dire: ma allora pensate, e mi ha introdotto a questo libro che poi era in fieri, e che per fortuna la mia grande cugina Lucia ha portato a termine, e mi ha fatto tantissimo piacere essere qua con loro e con tutti voi, che veramente è una cosa bella vedere questa sala, che per me è anche un ricordo personale. Io ho fatto consigliere comunale qui, ero molto giovane, ho fatto anche l'assessore, ero stato in quel banco dove c'era la signora con i capelli biondi, quello del mio caro, il banco dove io ho fatto il consigliere, e zio era un punto di riferimento anche quello lì. Chiudo con l'ultimo ricordo che ho avuto di lui, perché mi veniva da ridere anche per non piangere. Quando parlavate del duo, il nostro fotografo e autore, no, di
cosa, andavo in giro con Bruno e il conte Viti. L'ultima avventura, zio, siamo a gennaio, arrivo giù, Franco, allora domani andiamo, vieni con me, c'è anche il conte Viti, perché hanno trovato, sai, delle cose romane, non so se era Monte Castelli, hanno trovato delle cose, lei faceva dei lavori, ha trovato delle cose, per me il Viti mi ha detto, va bene, si parte con la mia macchina, si rimonti al Viti con la sua mantella, un freddo già, si arriva su, un freddo, non c'era nessuno, ma questo paesino c'è da zio, ma dove sono questi lupi? Ma non so, mi ha detto Viti, ma io non so, mi hanno detto, forse giù, ma giù, ma dove? Ma si vede giù la campagna, sì che si trova il gatto, un altro gatto, con una donnina, sì, ma non so, con uno, sì, hanno fatto dei lavori giù del treno, forse hanno trovato qualche cosa. Insomma, per dirvi, abbiamo preso un freddo, siamo tornati a salire al cinema, al circolo, subito la cioccolata calda, anche qualche cosa di più, che siamo morti di freddo. Questa purtroppo è stata l'ultima escursione che ho fatto con lo zio Bruno e col conte Viti, che poi dopo eravamo tutti mezzi morti di freddo e con il raffreddore e la febbre. Però scusate queste cose anche per sdrammatizzare, ma per me davvero essere qui con tutti voi, con zio, è una cosa bellissima, è davvero, davvero importante. Sì, dunque, se qualcuno vuole acquistare il libro, c'è Anna che ovviamente Lucia è disponibile per il firmacopie, oppure lo potete acquistare alla libreria Mondadori, questo è un messaggio proprio emozionale, però. Potete acquistare alla libreria Mondadori oppure direttamente al negozio Oasis Alabastro. Ok? Ora te fai i ringraziamenti finali, muoci gravemente la salute, no, quello no. Che va bene la poesia, ma insomma un po' di sano commercio. Quindi, allora, non mi voglio dimenticare di ringraziare oltre al maestro Pazzagli, che purtroppo è all'istituto per anziani e non è potuto venire, ma che insomma per me è stato importante, perché quando ho finito di scrivere ho portato a lui una copia e finché lui non l'ha letto io sono stata un po' in ansia, perché ho detto la lista cosa ci troverà, che sconto mi hanno scritto, e avrei voluto avere il suo, insomma, la sua benedizione. Quando mi ha detto va bene, errori non ne hai fatti, e poi si sarebbe dilungato sui vari percorsi del socialismo, cose varie, io lì insomma l'ho ringraziato. E lui è stato uno di quelli che ha voluto ricordare Bruno quando è morto, con delle bellissime parole. Dico solo un pezzettino: fin dai lontani anni Ottanta, quando fu fra i promotori dell'Università Verde, non c'è stata lotta per la salvaguardia del nostro ambiente e del territorio della Val di Cecina che non abbia visto presente come attivista, e con i molti libri da lui scritti e pubblicati, in cui spesso alle parole ha saputo accompagnare bellissime immagini di Volterra, delle sue campagne, dei suoi fiumi, spesso aggrediti dall'incoscienza degli uomini. Sembra quasi impossibile non poterlo incontrare più, scambiare con lui opinioni e riflessioni. Quello che Bruno ha saputo donarci resta nella nostra memoria e contribuirà a far prendere coscienza a tutti, e in particolare ai giovani, del grande valore incomparabile della natura e dell'ambiente. Grazie ad Andrea Pazzagli. Grazie ad Hans Sebastian Kahn-Boltz, che il destino ha messo sulla mia strada grazie all'ufficio del lavoro. Poi dice l'ufficio del lavoro non serve a nulla. Io fortunatamente ho trovato questo amico che ha lavorato per me, è stato un dipendente ma è sempre stato un prezioso compagno, si è fatto tante risate insieme quando si era al lavoro,
e che immancabilmente prima con Bruno e ora in questa mia occasione ha curato l'impaginazione. Quindi grazie Sebastian. Poi grazie chiaramente a Mr. Digi dell'Istituto ITGG che è stato quello che ci ha provato a scrivere. Ho fatto a molti bocconi, perdonatemi, perché durante l'orario di lavoro fra uno scontrino e un ordine d'acquisto, quindi non me ne vogliate se ci sono delle mancanze. E poi volevo ringraziare a parte tutti ovviamente i presenti, volevo ringraziare Paolo Malasona che è qui davanti, che sta facendo le riprese e che diceva la preside non ci crede al destino. Io penso che tante volte però le strade si incrociano. Il babbo di Paolo è stato collega, anzi il mio babbo era un sottoposto del babbo di Paolo e quindi li ha sempre legati un grosso sentimento di stima e d'affetto, e sono contenta che lui sia venuto qui per fare le riprese. Poi chiaramente grazie Paolo. Ringrazio tutti i presenti, Sauro con le immagini qui davanti e chi è voluto venire e che magari ha fatto anche un po' di fatica. Ringrazio la Greta Manzi che ha fatto le foto, che è un acquisto in famiglia. Leonardo in Pellizzeri che ha accompagnato, come veniva ricordato prima, Bruno durante tutte le loro escursioni facendo fotografia, non so dove si è piazzato, comunque c'è, si ringrazia lui e chiaramente si ringraziano tutti i presenti, la Chiara Bruschi, Davide Ainelli, Gianni, l'assessore, il sindaco, e scusate se mi dimentico di qualcuno, ma siete veramente tanti, grazie davvero di essere stati con noi.